Buongiorno, oggi siamo qui per parlare di un altro argomento caldo, che è la paura nel cane, o meglio la fobia nel cane. Affinity Dog si è specializzata negli anni nella rieducazione del comportamento relativo a problemi di aggressività e di cani fobici. La fobia spaventa molto i proprietari, soprattutto però bisogna fare una distinzione ben precisa. Una è la paura e una è la fobia. La paura è un'emozione primaria, un'emozione che tutti gli esseri viventi hanno nel loro bagaglio genetico. La fobia è una paura irrazionale, cioè qualcosa che non permette più di riequilibrarsi emozionalmente e di gestirsi nelle situazioni. Ecco, questa è la categoria del problema di comportamento che va gestito da un professionista, che sia esso un rieducatore del comportamento o un veterinario comportamentalista. Diciamo che la cosa migliore sarebbe far gestire la problematica da entrambi, per avere un approccio rieducativo e un approccio clinico. Oggi vi farò vedere diversi video di cani che sono stati classificati come fobici, vi voglio far vedere come si comportano all'interno di questi video. Chiaramente sono dei video di ispezioni di lavoro che noi facciamo e che ovviamente non danno il quadro generale del prima o del dopo, ma comunque un'idea di come devono essere affrontati e soprattutto di come devono essere affrontati i problemi dai proprietari. Per condividere la nostra esperienza relativamente ai problemi di comportamento sulle fobie, da circa un anno e mezzo abbiamo deciso di condividere un seminario che si chiama Io ho paura e vi dico perché, dove spieghiamo tutti i processi dei problemi di comportamento legati alle fobie alle persone che si rivolgono a noi. È un seminario molto bello, molto entusiasmante, dove si affronta una parte teorica e una parte pratica. Per sapere le date e i luoghi nei quali si svolgerà questo seminario nel 2019, vi invitiamo a seguire il nostro sito www.affinitydog.it e la nostra pagina Facebook affinitydog.educazionecinofila. Grazie per essere stati con noi e vi salutiamo e vi auguriamo una buona serata.